SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Violentissimo incidente in zona San Varano a Forlì, un centauro di 59 anni ha perso la vita andando a sbattere con una Renault Scenic condotta da un 75enne forlivese. Si avvicina la fusione tra Cassa di Risparmio di Rimini e i francesi della Crédit Agricole, il gruppo che controlla anche Cariparma. Intanto gli investitori americani rimangono in attesa. Ancora difficoltà segnalate per le imprese e il quadro che emerge nel territorio imolese. Pubbliche amministrazioni e associazioni sono già al lavoro, segnali positivi invece per l'export. Il fascino delle automobili d'epoca invade il centro di Cesena per la nona edizione di Auto Girovagando. Tanti partecipanti anche dall'estero per questa 3 giorni di kermesse. Appuntamento alla Rocca Brancaleone di Ravenna per i protagonisti del Liscio per parlare della storia di questo genere musicale che ormai è entrato nell'animo dei romagnoli. Calcio e Rimini FC procede spedito con la campagna acquisti in vista della stagione di Serie D 2017-2018. L'ultimo arrivato è l'attaccante Alex Ambrosini, ritornato in biancorosso dopo 10 anni. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Francesca Leoni. Una buona serata a tutti e benvenuti al TG di Teleromagna. Partiamo subito con il nostro primo servizio di oggi. Un tragico incidente è accaduto questo pomeriggio nella via che da Forlì porta verso Castrocaro. Nell'impatto ha perso la vita un centauro di 59 anni. Immagini e dettagli nel nostro servizio. Non ha avuto scampo ed è andato a sbattere contro la fiancata di una vettura che stava compiendo manovra. A perdere la vita un centauro di 59 anni, residente a Forlì. Si conclude tragicamente così l'ennesimo incidente sulle strade della Romagna che ha visto coinvolta una moto e un'auto. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, le esatte dinamiche sono ancora in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale intervenuta sul posto. Il motociclista, a bordo di una Suzuki 750, stava percorrendo via Firenze in direzione Forlì-Castrocaro. Attorno alle 12, quando all'altezza dell'incrocio di San Varano, si è scontrato con una Renault Scenic, guidata da un forlivese di 75 anni, che dalla carreggiata opposta si stava immettendo nel parcheggio del supermercato adiacente alla carreggiata. Lo scontro è stato violentissimo. La due ruote si è disintegrata dividendosi in 3 parti. La sella è schizzata via sfondando il lunotto di una macchina parcheggiata, mentre il centauro è andato a finire con la testa sotto un'altra vettura, sempre parcheggiata davanti al supermercato. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze con un'auto con il medico a bordo. I sanitari del 118 hanno estratto il centauro da sotto la macchina e hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il 75enne invece è stato trasportato all'ospedale Morgagni Pierantoni con ferite di media gravità. Presenti anche gli agenti della municipale per i rilievi di legge. Via Firenze, in entrambe le direzioni, è stata chiusa per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. È deceduto qualche ora dopo l'arrivo al Boffalini di Cesena Luigi Peta, l'ottantenne travolto venerdì mattina a Castel Bolognese nel Ravennate mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'uomo era stato investito da una 67enne cesenata alla guida di una Toyota RAV4 e l'intervento immediato dell'elisoccorso col trasporto all'ospedale Cesenate non è servito a salvare la vita dell'anziano. La Polizia Municipale si occupa della ricostruzione della dinamica della tragedia. Una 20ina di segnalazioni nella nostra regione del macabro gioco Blue Whale, una serie di prove che i ragazzi trovano sul web e che portano fino al suicidio. Vediamo.
Una balena blu che trascina gli adolescenti in un abisso. Un gioco scandito da 49 prove, l'ultima è il suicidio. Al compartimento dell'Emilia-Romagna della Polizia Postale e delle Comunicazioni, nelle ultime due settimane sono arrivate 20 segnalazioni di blue whale, di cui 10 ritenute infondate, mentre per le altre si è attivato l'iter investigativo con il coordinamento della Procura per i minorenni. Uno, registrato nel Ravennate, in cui risulta coinvolta una studentessa di 14 anni, quello sotto particolare attenzione. Blue whale change. Non è un gioco, non è una sfida, non c'è niente di divertente, non c'è niente di ludico, è un percorso di sofferenza, forse indotto da terzi, al momento non c'è alcuna riprova di questo, che induce i giovani ad autoledersi e li porta verso un gesto estremo che al momento non si è ancora verificato e ci auguriamo non accada mai. Vulnerabili sono i ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. Chi partecipa a questo gioco segue le indicazioni di un tutor sui quali per ora, spiega Ceccaroli, non ci sono elementi. Al momento non c'è alcuna evidenza investigativa, probatorio, che esista un curatore, un tutor, quindi qualcuno che induce i ragazzi a iniziare il percorso e poi li segue nella loro performance. Laddove dovesse essere dimostrato, l'autore rischia una condanna da 5 a 12 anni per istigazione al suicidio. Importanti i campanelli di allarme. Le famiglie sono la prima sentinella, cambio di repentino di umore, e la modifica nei comportamenti, soprattutto sonno veglia, il cambio delle abitudini, il disinteresse per aspetti ai quali prima dedicavano molta attenzione, musica, sport, amici. Per segnalazioni il sito della Polizia Postale è a disposizione e c'è anche uno strumento in più, la legge sul cyberbullismo. Introduce tra i comportamenti che configurano la fattispecie penale e che sono di tipo prevaricatorio e di violenza, introduce l'isolamento del giovane, individuandolo come una delle condizioni che più danneggia e di cui più è sofferente l'adolescente. Dopo aver scritto al Resto del Carlino, questa volta Matteo Cagnoni ha scritto al quotidiano Corriere di Romagna, una lettera di 12 pagine scritte a mano dal dermatologo 51enne accusato di aver ucciso a bastonate a Ravenna la moglie 39enne Giulia Ballestri a settembre del 2016. L'uomo ribadisce la propria innocenza e scrive che chiunque dall'esterno avrebbe potuto accedere con una arrampicata all'interno della villa e che il suo corpo non portava alcuna traccia di difesa della vittima. I media, aggiunge Cagnoni, parlano di me come di un assassino senza concessione al dubbio, non invoco altro che giudizio equo. Il processo a Cagnoni si aprirà il 22 giugno con l'udienza preliminare in cui dovrà scegliere il rito. Parliamo anche d'altro, un'altra notizia, arriva Gabriele Paolini, il noto disturbatore TV è stato condannato in primo grado a 5 anni di carcere dal Tribunale di Roma per induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale. Le indagini erano partite dalla Romagna in un laboratorio di stampa fotografica industriale di Riccione. Un dipendente lo aveva riconosciuto in decine di foto hard con ragazzi molto giovani, allertando i carabinieri. L'inchiesta aveva evidenziato come Paolini avrebbe adescato i giovanissimi su internet, dai quali prometteva regali in cambio di rapporti sessuali. A breve le probabili nozze tra Cassa di Risparmio di Rimini e Cari Parma. Intanto gli investitori americani restano a guardare il servizio. È sempre più vicino il matrimonio tra la Cassa di Risparmio di Rimini e i francesi di Crédit Agricole, il gruppo bancario che controlla Cari Parma. Da Piazza Affari fanno sapere che l'altro è interessato ad intervenire nel capitale di Carim, il fondo internazionale JC Flowers, non ha rilanciato. È il 9 maggio quando Crédit Agricole mette sul piatto 130 milioni di euro in una manifestazione di interesse che non riguarda solo la Cassa di Risparmio di Rimini, ma anche quelle di Cesena e di San Miniato. Un'operazione verso la quale strizza l'occhio anche la Banca d'Italia e che ha convinto da subito i vertici riminesi. Il CDA di Carim ha così concesso un periodo di esclusiva all'interessato che terminerà il prossimo 15 luglio. La società di investimenti americana ha presentato la propria offerta, che riguarda solo l'istituto riminese, durante l'inverno e afferma di aver preso atto del dialogo esclusivo tra i riminesi e i francesi, ma non ha intenzione di rivedere la propria offerta nonostante l'interesse verso Carim paia immutato.
Quest'ultima si farà dunque studiare da vicino da Crédit Agricole ancora per qualche settimana e al termine dell'analisi dei profili di interesse si saprà se la Cassa di risparmio di Rimini comincerà a parlare francese. Ennesimo caso di stalking, un 45enne originario delle Seychelles è finito ai domiciliari dopo una lunga serie di soprusi, violenze verbali e persecuzioni alla sua ex. La relazione tra i due, durata circa un anno e mezzo, era finita proprio per il comportamento violento del 45enne. Dopo la fine della relazione, l'uomo però non aveva smesso di molestare la donna. Una situazione sempre più pesante con la vittima che, oltre per la sua, temeva anche per l'incolumità dei propri familiari. Gli inquirenti della squadra mobile, al termine delle indagini, hanno presentato una corposa relazione al pubblico ministero che a sua volta ha emesso il provvedimento che è stato notificato all'uomo nella mattinata di venerdì. In questo momento di impasse, tutte le pubbliche amministrazioni sono impegnate a sollevare l'economia dei centri storici a Imola. Abbiamo fatto il punto della situazione. Un quadro tutt'altro che splendido, quello delle imprese che stanno faticando anche a causa delle incertezze politiche del momento. Solo l'export sta lavorando con soddisfazione. Formazione e digitalizzazione le proposte principali messe in campo per lanciarsi sul mercato. Oggi gli operatori più attenti, direi, posso generalizzare, sono quelli che si aggiornano su quello che è la digitalizzazione, il discorso dell'informatizzazione, il discorso della comunicazione, quindi per essere aggiornati rispetto a quello che è un'evoluzione del mondo. E noi abbiamo appena ultimato due corsi dove hanno partecipato per 20 ore con 4 ore consecutive di formazione oltre 50 operatori commerciali. L'amministrazione si sta impegnando in due cose concrete e utili. La prima è aprire, come abbiamo fatto, più tavoli con le associazioni di categoria per poter discutere, affrontare e organizzare al meglio soluzioni per il centro storico, e la seconda è mettere a disposizione delle risorse economiche per premiare, incentivare tutte le imprese che hanno intenzione di entrare nel nostro centro storico facendo nuove proposte e aprendo nuovi negozi. Sta prendendo forma in pieno centro storico a Cesena la nuova Piazza della Libertà, da mesi al centro di polemiche per la decisione di pedonalizzare l'area e per i tempi del cantiere. Ieri la giunta comunale ha effettuato un sopralluogo. Sindaco e assessori hanno toccato con mano l'avanzamento dei lavori arrivati alla fase delle opere in superficie. Finalmente la piazza sta assumendo una nuova fisionomia, ha confermato e commentato il sindaco Paolo Lucchi, soddisfatto, annunciando che per la visita di Papa Francesco di inizio ottobre lo spazio a ridosso del Duomo sarà calpestabile, mentre l'area intera sarà sostanzialmente fruibile entro Natale. Ieri è stata eseguita la gettata in calcestruzzo. Nella prima parte seguiranno le altre fasi dell'opera, tra cui la costruzione della grande fontana alle spalle della cattedrale. Ha preso il via a Cesena la 9ª edizione di Autogiro Vagando nel passato. Per 3 giorni tante automobili, risalente anche al 1930. Vediamo. Autogiro Vagando nel passato prende il via all'edizione 2017, siamo giunti quest'anno alla 9ª edizione. Per quanto riguarda le auto museali, che per 3 giorni gireranno in lungo e largo le città della Romagna, chiediamo allora al presidente Alberto Ghini la prima domanda: di che tipo di macchine si tratta? Sono tutte macchine costruite entro 1930, ci sono macchine del 1920, ci sono macchine italiane, ci sono macchine straniere. Automobili del 1930 ma perfettamente funzionanti, quindi? Sono tutte macchine omologate ASI, cioè sono tutte macchine che sono al registro italiano del Moto Auto Storiche di Torino. Sono macchine che hanno tutte le caratteristiche dell'epoca, tranne quello che potete vedere, cioè accessori che per esigenze di codice stradale possono avere le frecce a lampeggio, eccetera, però la macchina in tutto e per tutto rimane nella sua originalità. Una rassegna che dura 3 giorni, l'appuntamento clou è sabato sera a Cesenatico, dove le macchine sfileranno nel centro e verranno anche giudicate. Esatto, noi è la 9ª edizione ed sono 9 anni che facciamo questo defilé, diciamo, di vetture, dove c'è una presenza soprattutto entusiasmante da parte dei partecipanti, perché si vestono d'epoca,
e quasi quasi è una sfida tra uno con l'altro per chi riesce a impersonificare meglio diciamo, l'abbigliamento dell'epoca. Urne aperte domani anche in Romagna per la tornata di elezioni amministrative. Si vota in 7 comuni: Castro Caro Terme, Dovadola, Longiano per la provincia di Forlì-Cesena, Riolo Terme nel Ravennate e infine a Coriano, Morciano di Romagna e Riccione nel Riminese. In questa ultima località si ha la sfida politicamente più interessante con l'ex sindaco Renata Tosi, che cerca una riconferma dopo la prematura caduta della sua giunta. Tosi, centrodestra, dovrà vedersela con Sabrina Vescovi del centro-sinistra, Andrea Del Bianco del Movimento 5 Stelle, Morena Ripa, lista Fare, Carlo Conti, lista Civica. Seggi aperti dalle 7 alle 23. 19° anno a Cesena per il premio Selezione Bancarella, la rassegna che si occupa di scoprire i nuovi talenti della scrittura italiana. Ci troviamo presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena, dove sta andando in scena proprio in questo momento la presentazione dei 6 libri finalisti del 65° premio Bancarella. Questa sera presentiamo i libri, i finalisti del premio Bancarella, che poi avranno la serata conclusiva a Pontremoli fra qualche settimana. E ci saranno, interverranno gli autori e sarà possibile così sentire dalla loro voce i loro libri, i loro racconti, come sono nati i loro racconti, e potranno illustrarci per bene il motivo, anche perché alcuni libri hanno un motivo per cui sono nati. È il 65° anno del premio Bancarella quest'anno, ma è il 19° della presentazione del premio Bancarella che viene fatta qui a Cesena. Insomma, ne sono passati tanti di scrittori anche qua. Sì, di scrittori ne sono passati veramente tanti. Il bello di questa iniziativa, secondo me, è che coinvolge i giovani. È un premio che organizziamo per le scolaresche e anche quest'anno ci sono stati molti, veramente molti, che hanno partecipato, sia Cesena che Ravenna, molti con anche dei lavori veramente interessanti, al punto che la giuria ha fatto anche fatica poi a dare i premi finali. I giovani sono il nostro futuro, sono quelli che faranno il nostro mestiere, spero, di negozianti, bottegai, ma anche giornalisti, scrittori o sindaci. Ne siamo comunque orgogliosi perché 19 anni è un'iniziativa che continua ad avere successo, ad aumentare gli iscritti, la partecipazione, il risposto del territorio. Credo sia un orgoglio per la Confesercenti di aver avuto questa intuizione, che continua ad andare bene, quindi auguriamo che continui a crescere e che si diffonda di più anche in tutta Italia e non solo a Ravenna e Cesena. È stato inaugurato oggi il nuovo scivolo di Aquafan Black Hole. Siamo andati a provarlo e a intervistare i primi ad utilizzarlo. Hai paura del buio? Con questo slogan Ariccione inaugura, insieme all'estate 2017 di Aquafan, la nuova attrazione del parco. Si chiama Black Hole, buco nero. 200 metri di scivolata nell'oscurità, frutto di un'indagine psicologica su un campione di persone e di un investimento per il gruppo Costa di 1 milione di euro. Il buco nero è una deformazione nello spazio-tempo con una densità talmente alta capace di attrarre qualsiasi cosa, persino la luce. Per questo faremo questa discesa al buio. Siccome tante persone ritornano anno dopo anno, e noi dobbiamo offrirgli sempre qualcosa di nuovo, anche qualcosa di nuovo per essere più all'avanguardia di altre strutture, per essere anche più all'avanguardia rispetto al territorio e rispetto al mondo che va cambiando. Che cosa rappresenta l'Aquafan secondo te nell'immaginario collettivo della gente? Beh, rappresenta la gioventù, rappresenta l'estate, rappresenta anche qualcosa che è capace sempre di essere nuovo e sorprendente, no? Poi questo in particolare, il Black Hole, è una sfida di coppia, no? Dovrebbe essere carino anche vedere coppie di fatto, cioè marito e moglie, fidanzati, nel buio del tubo, scendendo nel canotto, cosa potrebbe anche succedere, insomma. Bella esperienza, adrenalinica. E non capisci dove stai andando, però la sensazione è bellissima. Diciamo anche quelli di mezza età, fa divertire. E dai, appaiono le luci rosse, che figo. Cioè, boh, a me mi piace. E ora vediamo altre notizie con le nostre brevi. Rimini, una badante ucraina di 42 anni completamente ubriaca, ha dato in escandescenza al pronto soccorso dell'ospedale infermi, intervenuti gli agenti della polizia che l'hanno portata in questura, dove è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Ravenna, 2 scooteristi sono finiti al pronto soccorso nel pomeriggio di sabato dopo un incidente a Punta Marina. I due si sono scontrati con un Opel Astra guidata da una donna che stava uscendo da un parcheggio.
Rimini, la polizia ha arrestato nei pressi della stazione un trentenne senegalese per spaccio di sostanze stupefacenti. Ad individuarlo, il fiuto dei cani antidroga che hanno permesso di rinvenire nascoste nelle parti intime dell'uomo diverse dosi di eroina e marijuana. Rimini, divieto di avvicinamento alla ex per un 32enne riminese dopo che terminata la relazione, l'uomo ha iniziato a tenere un comportamento ossessivo nei confronti della ex compagna, arrivando a minacciarla e a molestarla sempre più pesantemente. Ed ora spazio alla nostra pagina sportiva. Bentrovati su TR24 Sport. Il Rimini ha ufficializzato il terzo acquisto in vista della prossima stagione. È Alex Ambrosini. Per l'attaccante ex imolese si tratta di un ritorno dopo 10 anni trascorsi in giro per la Romagna o le Marche e terminati con l'ottima esperienza vissuta l'anno scorso con l'imolese in servizio. Continua la campagna acquisti del Rimini Football Club neopromosso in Serie D. Nella sede del club biancorosso è stato presentato l'attaccante Alex Ambrosini. Io non ho preso in considerazione nient'altro che Rimini, quindi non ci sono state trattative, non c'è stato nulla. È stata una volontà reciproca e questa dimostrazione che comunque io a questa maglia ci tengo, perché come dicevo prima ci sono cresciuto, c'è stato quel piccolo, diciamo, problema quando giocavo a Sant'Arcangelo, però è una maglia che mi sento addosso perché qua sono cresciuto, vengo da un'annata positiva, l'Imolese avrebbe fatto carte false per tenermi, noi abbiamo dato la priorità a loro nel senso che abbiamo voluto parlare con loro anche per una questione di correttezza, però ho fatto capire anche all'Imolese che per me Rimini rappresentava un'opportunità grande, cioè, ho detto a qualche giornalista una scelta di cuore, è così. Quindi sì, non ho voluto proprio sentire altre cose, ci sono state altre possibilità, perché come dicevi tu l'annata è stata positiva, però ho voluto Rimini fin dal primo momento e sono contento di essere qua. Il club Forza Cesena di Sant'Egidio ha voluto ricordare il compianto fotografo Vittorio Calbucci. In suo onore è stato indetto un concorso che ha raccolto oltre 300 scatti a tinte bianconere. In servizio. La passione per il Cesena Calcio non ha confini, soprattutto quando si pensa al compianto Vittorio Calbucci. L'ex fotografo del Cesena ha lasciato un segno indelebile nella storia del Cavalluccio. Grazie alle sue immagini prima in pellicola e poi in digitale, sono impresse gioie e delusioni di oltre 40 anni di storia bianconera. Il club Sant'Egidio, attraverso una giuria di giornalisti ed ex calciatori, ha eletto i vincitori del primo Memorial Vittorio Calbucci, concorso fotografico aperto a tutti. Al Teatro Bogart di Sant'Egidio, la giuria ha premiato nella categoria ragazzi delle scuole elementari e medie i giovani Samuele Bolognesi, al primo posto con pallone autografato dalla squadra 2016-2017 e maglia originale del club, seguito da Carolina Santini e Spino, a cui sono andate delle targhe speciali. Nel comparto riservato agli studenti delle scuole superiori, ad aggiudicarsi il primo premio è stato Alberto Gozzi, seguito da Alex Evangelisti e Nicolò Casadei. Per gli adulti Enzo Rossi ha sbaragliato la concorrenza con una foto in bianco e nero di tifosi intenti a rifocillarsi prima di un match di campionato. Seconda Simona Calbucci e terzo Matteo Cantelli. Nella categoria foto artistiche Silvano D'Alfonso è stato il primo classificato, seguito da Johnny Pastorelli. Parliamo di MotoGP. Dani Pedrosa strappa la pole position nel Gran Premio di Catalogna grazie al tempo di 1:43.870, stampato a 2 minuti dal termine delle qualifiche. Lo spagnolo scatterà davanti ad un ritrovato Jorge Lorenzo e alla sorprendente Petrucci. Quarto Marquez, protagonista di una serie di cadute durante questi 2 giorni di prove, mentre Andrea Dovizioso partirà dalla 7ª posizione. In ritardo anche Valentino Rossi, beffato per appena 49 millesimi
in Q1 dal compagno di scuderia Maverick Vinales e costretto così a partire dal 13° posto. Ma per quanto riguarda comunque il tema proprio della MotoGP, rimaniamo in tema perché sempre a Barcellona sono stati anche presentati il poster e l'immagine coordinata che accompagneranno il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che andrà in scena dall'8 al 10 settembre nella Motor Valley al Misano World Circuit. La presentazione è avvenuta al circuito del Montmeló alla presenza dei principali campioni romagnoli, ma non solo. Tra gli altri sono intervenuti Mattia Pasini, Luca Marini, Andrea Migno, Nicolò Bulega, Nicolò Antonelli e Enea Bastianini, a cui si sono aggiunti anche Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia. E con quest'ultima notizia allora si chiude questa edizione di TR24 Sport. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci. E ora ascoltiamo insieme le previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna TR24 da Andrea Raggini. L'alta pressione continua a dominare la scena in Emilia-Romagna e la situazione non cambia, anche la giornata di domani sarà splendida su tutta la nostra regione. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi per qualche velatura di passaggio, ma non sono previste precipitazioni. L'alta pressione infatti sembra voler restare nella nostra regione anche per la prima parte della nuova settimana e determinerà un costante aumento delle temperature. Infatti al mattino domani avremo temperature comprese tra 13 e 18 gradi, i valori massimi invece saranno in deciso aumento con valori compresi tra 26 e 29 gradi sulla fascia costiera, mentre sulle pianure interne raggiungeremo valori compresi tra 33 e 35 gradi, ma primi picchi fino a 36 gradi non saranno da escludere sulle pianure centrali. Ventilazione debole, mare calmo, potrebbe andare peggio ad inizio settimana quando le temperature potrebbero addirittura aumentare, quindi preparatevi perché il caldo sarà intenso. Per ora è tutto. Tutto, buona domenica e buona serata ad Andrea Raggini. E ora facciamo un breve riepilogo delle principali notizie di oggi. Violentissimo incidente in zona San Varano a Forlì, un centauro di 59 anni ha perso la vita andando a sbattere con una Renault Scenic condotta da un 75enne forlivese. Si avvicina la fusione tra Cassa di Risparmio di Rimini e i francesi della Crédit Agricole, il gruppo che controlla anche Cariparma. Intanto gli investitori americani rimangono in attesa. Ancora difficoltà segnalate per le imprese e il quadro che emerge nel territorio imolese. Pubbliche amministrazioni e associazioni sono già al lavoro, segnali positivi invece per l'export. Il fascino delle automobili d'epoca invade il centro di Cesena per la nona edizione di Auto Girovagando. Tanti partecipanti anche dall'estero per questa 3 giorni di kermesse. Appuntamento alla Rocca Brancaleone di Ravenna per i protagonisti del Liscio per parlare della storia di questo genere musicale che ormai è entrato nell'animo dei romagnoli. Calcio e Rimini FC procede spedito con la campagna acquisti in vista della stagione di Serie D 2017-2018. L'ultimo arrivato è l'attaccante Alex Ambrosini, ritornato in biancorosso dopo 10 anni. Ebbene, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, potete rivedere i servizi di questo TG sulla nostra pagina teleromagna24.it oppure sulle nostre pagine di Facebook e Twitter. Grazie a tutti e buona serata. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.
SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.